Willa Guerriero, Season 3 Reloaded, patch note, è stata appena droppata, andiamo a vedere tutte le novità, let's go! Ed ecco la patch note della Season 3 Reloaded di Warzone 2, ovviamente è stata introdotta la Ranked in versione beta di Warzone, poi nuovo episodio di Atomgrad, l'episodio numero 3, nuovo spazio di MZ, nuova mappa multiplayer e tanto 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 che vediamo insieme. Prima di tutto abbiamo le nuove sfide per sbloccare le mimetiche sulle armi, aggiunta per questa Season 3 Reloaded è una sfida nuova di pacca con delle mimetiche nuove di pacca da sbloccare per tutte le armi. Se riusciamo a sbloccare la mimetica per tutte quante le categorie di arma ne avremo una bonus. Per quanto riguarda le calling cards, hanno sistemato il menu di navigazione per renderlo più completo e più veloce, e invece per il gameplay hanno sistemato delle robe veramente fastidiose. Una fra le tante è come sbloccare l'impugnatura ZX Grip del Cronen Squall, che praticamente era completamente bloccata anche sbloccando e livellando completamente tutto il fucile. Adesso avremo la possibilità, tramite una sfida, di poter sbloccare questa impugnatura, finalmente. Questa impugnatura permette di controllare il rinculo dell'arma, quindi è fondamentale, perché l'arma sbarella veramente tanto. Sistemato invece il Castov 762, 556 e il TAC 56, dove si possono finalmente montare i sottocanna drill charge, che prima erano bloccati. Le ottiche ibride adesso non scintillano più nel momento in cui sono nella modalità a bassa intensità, quindi quando abbiamo un mirino montato da corto raggio, e invece avremo lo scintillio quando andiamo a switchare l'ottica per il lungo raggio. Quindi è valida questa roba qui soltanto per le ottiche che hanno, quelle ibride, quelle che hanno sia il corto che il lungo raggio. E poi ovviamente i traccianti sono equipaggiabili nel menu delle skin. Prima erano soltanto nel momento in cui andavi ad equipaggiare la skin dell'arma che andavi ad acquistare nello shop. Poi danni, feedback visibili, è stato sistemato, ridotto tutto quanto quello che veniva messo su schermo, quindi adesso non dovremo avere più tutto il casino che avevamo nel momento in cui c'era un avviso su schermo. Andremo a verificare ovviamente quanto di questo si tradurrà in un quality of life all'interno del gioco. Movimento, questa è una delle cose che tanti e tutti aspettiamo, un miglioramento nel movement, e qui piano piano ci stiamo arrivando. Movimento della camera mentre stiamo camminando e sprintando è stato ridotto, quindi avremo un minor shake della camera, e abbiamo anche un miglioramento per quanto riguarda il delay, quindi il ritardo quando ci lendiamo col paracadute e prendiamo un'arma. Prima ci mettevamo un casino di tempo a tirare sull'arma, caricarla e iniziare a sparare, adesso questo movimento è stato ridotto del 30%, quindi saremo molto più veloci. Poi sliding, l'accelerazione è stata, quando facciamo il primo slide, l'accelerazione è stata aumentata del 6%, che non è tantissimo, ma comunque sia serve per accelerare il movimento in maniera ottimale. E poi è stata migliorata anche l'altezza, la soglia dell'altezza con cui riusciamo a fare il mantling, quindi lo scavalcamento con una singola mano, quindi quando ci lanciamo da una piattaforma ad un'altra possiamo adesso saltare e aggrapparci più in alto rispetto a prima, così da poter essere più aggressivi nelle traversate e negli scavalcamenti per andare a pushare team nemici. Armi, le nuove armi introdotte in questa Season 3 Reloaded sono Leftax Siege, un'arma piccolo calibro con un alto rateo di fuoco che si può sbloccare effettuando 50 kg in hip fire, quindi senza mirare, ovviamente in qualsiasi modalità, utilizzando una qualsiasi pistola, quindi Plunder, Warzone, Multiplayer, eccetera eccetera. La seconda pistola è la GS Magma, ossia la Desert Eagle, che può essere sbloccata effettuando 30 headshot ad un operatore utilizzando la .50 GS in questo caso. Quindi per poter sbloccare questa nuova versione della Desert Eagle, che spara con un rateo di fuoco più intenso, abbiamo bisogno però di utilizzare questa pistola per poter sbloccare la sua sorella maggiore. Quindi ricordatevelo, 30 headshot utilizzando la .50 GS. Poi abbiamo
le stellette da lancio introdotte in questa Season 3 Reloaded, che si affiancano ai coltelli da lancio. Per poter sbloccare la stelletta ninja dobbiamo effettuare 50 kill ad un operatore con lanciandogli il coltellino da lancio, quindi easy, ce lo equipaggiamo nel momento in cui stiamo finendo un obiettivo che è a terra, gli lanciamo il coltellino e ce la conta come kill. Stessa cosa vale, vi consiglio, per le pistole, quindi in Hipfire, una volta che avete atterrato il vostro nemico, finitelo senza mirare, oppure qui mirate la testa per fare l'headshot. Poi abbiamo weapon balancing, quindi bilanciamento delle armi. Hanno ridotto il tempo nel momento in cui raccogliamo un'arma e andiamo in firing, in puntamento, quindi questo movimento è stato ridotto tantissimo e adesso sarà molto più veloce, quindi dando più frenesia al gioco, che è quella che cerchiamo. Poi abbiamo un danno minimo all'armatura, che è stato introdotto su un'altra categoria di armi. Questo danno minimo alle armature serve alla Raven e Activision per potenziare e depotenziare le armi senza andare a toccare i valori di tutte quante le armi, quindi nel medio corto raggio. Quindi è stata buffata la Basilisk, la P890, l'X12 e l'X13 automatica, quindi è stato aggiunto un danno minimo che viene fatto soltanto a player che hanno indosso un'armatura. Nel momento in cui non c'è l'armatura indosso, questo danno minimo non viene applicato. Quindi non si sa quant'è il danno minimo, è ancora da scoprire, e molto probabilmente questo qui è il modo in cui fanno il fine tuning delle armi. Quindi andiamo a vedere invece tutti quanti buff e nerf alle armi. Per l'SMG il Bass P è stato incrementato il movimento in ADS, quindi il movimento in puntamento è stato aumentato, è stato diminuito il moltiplicatore dell'headshot, ma è stato aumentato il danno considerevolmente da tutte le parti, quindi un buff su tutta la linea ad eccezione della diminuzione del moltiplicatore dell'headshot. Quindi Bass P potrebbe diventare il prossimo Lachman Sub, che non è stato toccato in questo momento, è stato aggiustato soltanto il Burst Fire. Nel momento in cui spariamo a raffica è stato introdotto, quindi è stato buffato il danno quindi quando il player indossa un'armatura. Miniback, anche in questo caso è stato aggiunto il danno armatura. MX, quindi buff leggerissimo. MX9, buff leggerissimo, è stato aggiunto il danno sul miniback, c'era già ed è stato incrementato, dove vedete increased era già presente prima, added è stato aggiunto ex novo. Poi Vasnev, maximum damage rage decrease, quindi è stato, il Vasnev è stato leggermente nerfato nel lungo raggio, quindi rimane una bestia nel corto raggio. Non vi preoccupate, Vasnev nerfato ma non nel corto raggio. Fucili d'assalto, Chimera, semi-auto, quindi in modalità semi-automatica, è stato aggiunto il danno all'armatura, non ce ne frega assolutamente niente il Chimera in semi-auto, non ce lo caghiamo, e poi è stato ridotto il tempo di animazione nel momento in cui tiriamo su l'arma. Questa è una delle armi che aveva il tempo di animazione molto lungo e quindi è stato ridotto l'animazione per andare in puntamento e in firing veloce. Poi ISO Hemlock, ovviamente immaginavate ISO Hemlock che è stato nerfato, quindi sul raggio d'azione, sul medio, sul minimo danno che viene fatto, è stato incrementato il danno al basso ventre ed è stato diminuito il moltiplicatore del danno all'estremità. Quindi nerf su tutta la linea all'ISO, bisogna vedere numericamente quant'è questo nerf. Comunque sia, il fucile era forte e stabile, secondo me rimarrà molto utilizzato, ma non più meta come prima, che quindi era il fucile principe per tutti gli scontri. Kastov 545, close mid range decreased, quindi è stato diminuito il danno nel close e nel mid ed è stato diminuito anche il raggio d'azione. Hanno aggiunto un piccolo bonus quando spariamo a player con armatura e quindi nella totalità è stato nerfato anche il Kastov 545. Kastov 762 è stato aggiunto il danno all'armatura nella modalità semiautomatico ed è stato diminuito il danno all'estremità, quindi un leggero nerf al Kastov 762 soltanto per il danno all'estremità, rimane forte come prima. Kastov 74U è stato aggiunto il danno all'armatura, quindi un leggero buff. Poi Lachman 556 è stato aumentato il danno nel close mid, maximum damage rage,
ve lo dico così, come lo leggo veloce, è stato buffato il Lachmann 5.56, potrebbe essere il prossimo fucile meta che ci capiterà nel loadout. M16, è stato aumentato il danno nel close mid, è stato aumentato, quindi qua ci vogliono far utilizzare anche l'M16, il fatto che sia a raffica, quindi a raffica di tre colpi o singolo, non lo colloca in una buona posizione. Comunque sia, il buff c'è ed è stato anche diminuito il tempo dell'animazione, quindi buff sostanziale dell'M16 e dell'Hackman 5.56. Per il momento sono ovviamente il Lachmann 5.56 sembra essere il prossimo fucile da utilizzare. M4 semi-auto, nella modalità semi-automatica è stato aggiunto il danno all'armatura ed è stata ridotta l'animazione per la prima volta che lo equipaggiamo, quindi buffato leggermente l'M4. E se vi ricordate, nelle simulazioni che abbiamo fatto nella season precedente, l'M4 era uno dei fucili migliori nel mid long range, quindi anche l'M4 potrebbe essere veramente ottimale da utilizzare nel loadout. Quindi ricordatevi, Lachmann 5.56, M4 papabili da utilizzare in questa season 3 reloaded. Ma vediamo l'M13B, è stato aumentato il tempo di puntamento e aumentato il raggio d'azione, quindi potrebbe essere, se è più facile da controllare il rinculo, potrebbe essere anche più utilizzabile l'M13. Non vedo un grosso boost nel danno, quindi allora già prima era abbastanza forte, se si riesce a controllare meglio il rinculo sul lungo raggio potrebbe diventare anche questo molto più utilizzabile, non so se meta, ma sicuramente utilizzabile. TAC 56 nerfato nel raggio massimo d'azione. Questo fucile era veramente spettacolare perché era molto stabile, molto capace, molto veloce, e il nerf ci sta poco secondo me perché era bilanciato molto bene. Comunque andremo a vedere se è utilizzabile, andiamo a vedere come verrà modificato Warzone 2 in questa Season 3 Reloaded. Una delle modifiche più importanti è relativa al funzionamento dell'UAV, adesso sarà disponibile su tutte le base station e il suo funzionamento è stato leggermente ritoccato in questo modo. Adesso il player che attiva la killstreak lancia l'onda che individua i nemici, e nel momento in cui questo player che ha lanciato la killstreak viene ucciso, l'UAV finisce istantaneamente, quindi prima della fine normale dell'effetto dell'UAV per il resto del team. Nel momento in cui l'UAV viene lanciato per tre volte, questo si trasformerà in UAV avanzato, quindi una bella modifica che potrebbe cambiare non poco il gameplay. Mortar Strike è stato nerfato del 25%, adesso non è più possibile pingare attraverso smoke o acqua, le base station sono state aggiunte in maniera massiva da quello che è scritto qui, e Quality of Life hanno migliorato tantissimo le tablet killstreak, le ammo cache, tantissima roba per migliorare la qualità del gioco, cercando di anche qua l'oxygen level meter, quindi quando siamo sott'acqua ci darà l'indicazione di quanto ossigeno ci rimane. Sono stati finalmente introdotti i loot ball perk package, praticamente potremo comprarci o rubare ad un nemico il perk veterano, insurgent, bomber, ranger, SWAT, cioè dove ci sono tutti quanti i perk battle hardener, quindi tracker, fast hand, survivor eccetera eccetera, quindi sono qualcosa che possiamo equipaggiare prima di prendere il nostro loadout per andare a fightare subito. Personal custom perk saranno all'interno del nostro loadout, quindi sarà sempre disponibile ed andranno a sovrascrivere quelli che abbiamo eventualmente acquistato alla base station. Al Mazda Battle Royale il Gulag Entry Kit, ossia il token che ci permette di skippare il Gulag se abbiamo questo speciale item, e lo troviamo all'interno delle casse oppure lo troveremo all'interno di alcune box speciali sulla mappa. E poi abbiamo tutto quanto quello che sono le base station, hanno riposizionato e risistemato tutti quanti i prezzi, adesso un armor plate costa 500, prima 400, quindi tanta roba, tante sistemazioni per andare a sistemare e migliorare il gameplay. Guerriero, questo era tutto per quanto riguarda la patch note relativa a Warzone 2 e tutte le novità che sono state introdotte. Ti aspetto su Twitch e su tutti gli altri miei social. Guerriero, per il momento questo è tutto, keep fighting, alla prossima!